Ciao a tutti, sono il maestro Fi di Alessandro Santagati e in questo video vedremo il finale Torre contro Alfiere. È un finale che è un finale tendenzialmente batto se lei riesce a difendersi bene. In questo video vediamo il modo più semplice di difendersi e di ottenere la parte. Se il nostro alfiere, come in questo caso, è di colore chiaro, la nostra strategia dovrà essere quella di portarci nell'angolo opposto al colore del nostro alfiere, dunque in questo caso la casa scura H8. Così dare una facile difesa. Dunque, in questo caso, io dopo la mossa del bianco re d4 posso tranquillamente portarmi con il re in g7, perché anche se lui fa progressi con il re, non riuscirà mai a vincere questa posizione. Infatti, posso tranquillamente anche giocare re h8, lui potrà provare a fare dei progressi, però a questo punto non riuscirà a fare moltissimo perché posso tranquillamente allontanarmi con l'alfiere e poi tornarvi quando voglio. Anche se lui ci darà scacco, per esempio, noi ci portiamo in G8 e non potrà fare mai, diciamo, sostanzialmente dei progressi. Perché potrò sempre dare scacco, lui dovrà tornare indietro e sostanzialmente non succede assolutamente nulla. Nel caso in cui lui provi, per esempio, a, non so, perdere un tempo e in una situazione del genere a darci scacco, anche in questa posizione non riesce a fare molto perché se va con il re su f7 sarebbe chiaramente stallo. Dunque questo è un facile modo per pareggiare e per difenderci in questi finali. È chiaro che un finale del genere non è privo di insidie, ci potrebbero essere posizioni in cui si può perdere. Facciamo l'esempio tipico. Questo è un esempio tipico in cui il bianco riesce a vincere il finale. Perché? Perché il re domina il re del nero e noi possiamo giocare semplicemente torre c1 con l'idea di dare matto su c8. È chiaro che dopo torre c1 il nero cerca di evitare il matto e per farlo deve controllare c8. Dunque potrebbe giocare alfiere a6. Però io vado sempre a caccia dell'alfiere che deve sempre controllare c8, dunque diventa unica alfiere b7. Inoltre, il giocatore b6 non c'è più difesa perché attacco l'alfiere e minaccio matto. E il bianco vince. Non so se alfiere c8, inchiodo semplicemente e guadagnerò l'alfiere. Dunque, un finale patto, però non privo di insidie. Dunque, dobbiamo stare attenti anche a questi giochetti che potrebbe cercare di fare il giocatore col bianco che ha la torre contro l'alfiere. Questo è un altro esempio un po' più complesso in cui vediamo come il nero ha scelto l'angolo sbagliato. La regola abbiamo annunciato è che, avendo qui l'alfiere campo scuro, il nero avrebbe dovuto scegliere gli angoli chiari. Difendersi, diciamo, nell'angolo sbagliato può creare problemi e può permettere al bianco di sfruttare meglio la posizione. In questo caso particolare, il bianco può vincere con un'idea molto carina con re f5, mossa forte, che minaccia semplicemente re g6 con l'idea di dare matto. A questo punto, per difendersi, il nero potrebbe cercare di scappare con il re, dunque giocare al g8. E adesso c'è davvero un'altra mossa brillante del bianco che permette la vittoria. La mossa è torre a4. Il bianco attacca l'alfiere, e dunque adesso il nero deve trovare una casa per questo alfiere. Logicamente g3 non è possibile per via dello scacco, e perderebbe l'alfiere. Dunque rimangono solo f2, e1, e7. D8 è facile da vedere, non è possibile perché c'è chiaramente l'inchiodatura e perderebbe l'alfiere subito. Vediamo un po'. Allora, in entrambi i casi, cioè in tutti e tre i casi in cui gioco l'alfiere F2, alfiere 1 o alfiere E7, io giocherò re G6 vincendo. Per esempio, se alfiere F2, re G6. Il problema è che il re, c'è la minaccia di matto, è che se si porta sulla F perde l'alfiere. E dunque perde. Stesso discorso su alfiere 1, perché a quel punto gioco re g6 e su re f8 è un po' più elaborata, però è simile perché prima gioco lo scacchino f4, non può portarsi sulla e perché c'è sempre lo scacco prendendo l'alfiere, dunque deve tornare in g8 e la mossa torre 4 è vincente perché attacco l'alfiere e minaccio matto. E qui vediamo anche il perché è importante l'angolo giusto, perché il nero potrebbe cercare in teoria di difendersi portando un alfiere qui,
ma non è sufficiente perché anche se alfiere B4, diciamo, qui sarebbe in presa, però non si pone il problema perché anche con lo scacco il bianco in posizione del genere vince perché non c'è l'idea dello stallo che difende il nero, perché il bianco può perdere un tempo e vincere facilmente. Dunque, anche se il nero giocasse mosse con alfiere 7, re G6, scacco, cioè perde un tempo, scacco e alfiere F8, il bianco vincerebbe facilmente perdendo un tempo perché il nero adesso deve muovere, unica mossa re H8 e poi arriva il matto. Per questa ragione è importante difendersi nell'angolo giusto. Perfetto, dunque queste sono le idee principali relative al fine della torre contro alfiere. Spero che la trattazione sia stata chiara. Comunque, se avete domande, scrivete sotto nei commenti e vi do appuntamento per il prossimo video. Ciao e alla prossima! Ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video. Grazie!